albergo. Qui la sala bagno è stata attrezzata a centro di accoglienza. Un gesto forte, un gesto importante, che ha colpito appunto il gestore dell'albergo. Come potete vedere sono immagini molto, molto forti. Oggi è stata una giornata davvero forte, davvero pesante. Come potete notare, abbiamo l'intera sala da ballo in cui ci sono tanta gente sfollata proveniente dall'Ucraina che cerca un posto caldo, un posto dove dormire. Ci sono bambini che stanno giocando con un pallone, scene di vita quotidiana che però forse il quotidiano non è nulla. E così oggi concludiamo questa nostra prima giornata di missione umanitaria da parte dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, una giornata che davvero ha toccato gli animi di tutti noi facente parte della delegazione. Un caro saluto a tutti. Beh, un applauso al nostro allenatore, ma a tutti gli operatori di promotori di pace dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra che si stanno appunto mettendosi immediatamente in movimento per portare questi aiuti concreti, non aiuti detti così, ma aiuti concreti per chi desidera, magari non lo può fare stasera, ma anche domani noi al Palazzo Cavalletta resteremo aperti tutte le giorni, mattina e pomeriggio, quindi chi vorrà faremo la raccolta proprio per questo e poi la raccolta fondi verrà data tutti alla sezione nazionale a Roma in modo che anche loro faranno la loro parte e da Trapani può partire il nostro aiuto, quindi questo invito lo faremo tutti quanti. Adesso abbiamo sentito